po' per la difficoltà che nasce da quello, delle volte mi piace, anche l'altra sera mi è venuto, ecco, da raccontare la storia di quel tale che muore e a San Pietro dice: vorrei vedere Adamo, ma non si può. Ma figurati, dice San Pietro, c'è pure tutta la vita che io sogno di vedere Adamo. Controllo e dice: ti sei anche comportato bene, dice, vado a chiedere il permesso. Torno dopo un po', è un permesso eccezionale, ma solo per 3 minuti. C'è solo una domanda da fargli. E lo porta da Adamo, sto vecchio. Dice: Adamo, dice, cosa c'è? Parlano tanto del tuo peccato. Che dice che è stato un peccato di gola. Che dice che è stato un peccato d'orgoglio. Che dice che è stato un peccato sessuale. Dice: ma dimmi un po', ma com'è stato il tuo peccato? Cioè, è stato originale. Ora noi lo chiamiamo originale perché ha le origini, no? Io dico è originale perché l'origine è dentro. Io sono così importante che faccio di testa mia. Ma guarda che Dio ha detto, dica quel che vuole, faccio quel che mi pare. Ma guarda che gli altri, se mi serve bene e se no peggio per loro. Io credo che per i singoli, per i gruppi, anche per le nazioni, ecco, la grande tentazione originale è quella di dire: io faccio quello che mi pare, quello che mi serve. Ecco, allora il Signore invece allora vuole rivelare, no, che il mondo è fatto per i valori, è fatto per Dio ed è fatto perché gli uomini siano fraterni. E allora ecco la rivelazione, che è una lunga pedagogia, e come ai bambini si dicono le cose, poi quando diventano grandi le si spiegano meglio, è così una pedagogia che comincia all'inizio con delle situazioni che noi ci sconvolgono. E siccome il grande pericolo era che frequentando i pagani e gli ebrei lasciassero un po' della loro religione, allora non far mai accordi con i pagani, non entrare nelle case dei pagani. Saul, poveretto, fu riprovato perché avendo preso una città pagana non ha distrutto tutto, uccidendo uomini, donne, bambini, animali, tutti, come l'Erm avrebbe dovuto fare, lo sterminio, no? E San Pietro, quando converte il primo pagano, che è Cornelio, era stato un italiano, insomma, il centurione Cornelio, torna a Gerusalemme e lo scrivono: tu sei entrato nella casa di un pagano, no? E lì c'è voluto il buon, quando andò ad Antiochia, che c'erano i primi pagani convertiti, finché non c'erano quelli di Gerusalemme, faceva il carino. Dopo, quando arrivarono quelli, non andava neanche più a mangiare con loro. San Paolo ha dovuto protestare, ha dovuto criticare il Papa perfino. Poi ha vinto, insomma. Elder Camera diceva sempre: io tutti i giorni dico una preghiera di ringraziamento a San Paolo, perché se non c'era lui ci toccava circonciderci tutti. Dovevamo farci tutti ebrei, se no. Ecco, ora io dico questa pedagogia, che poi arriva Gesù Cristo e che allora, ecco, si allarga tutta l'umanità. Il Vangelo è l'annuncio gioioso che Dio ci ama e che dobbiamo amarci tra di noi, fondamentalmente. Ecco, allora questo qui è la parola di Dio scritta. Parola di Dio scritta, io la descrivo come gli argini, un fiume senza argini, in onda e rovina. Con gli argini allora scorre dove deve scorrere e arriva dove deve arrivare e feconda la terra. Ecco, io credo che la parola di Dio scritta, affidata alla Chiesa, sono gli argini entro cui Dio si rivolge a ognuno di noi. La parola di Dio è quella che Dio, cioè in questo momento Dio sta pensando, sta amandoci e sta parlando a ognuno di noi. Allora ecco, questo mi sembra che sia una grossa novità, una grossa discontinuità su un piano pastorale. Ecco, allora, familiarizzarci con la Bibbia, a cominciare da quando la Bibbia ufficialmente viene presentata. E la parola di Dio, voi siete tutti giovani, ma prima del concilio si diceva che se uno arrivava alla messa, che era già, fosse già cominciata, bastava che arrivasse prima che il prete scopra il calice, che la messa è buona. Cioè la prima parte era fatta per il ritardatario, la messa è buona da lì in avanti. Cioè era il concetto che c'era. Ecco, io credo che allora l'importanza della parola di Dio nell'annuncio ufficiale, come la Chiesa allora adesso abbonda in tutte le liturgie,
ma anche la familiarità che personalmente dobbiamo prenderci, perché così c'è più facile, ecco, quanto più gli argini sono solidi, quanto più c'è di conoscenza della parola di Dio scritta e affidata alle chiese, e tanto più è facile ascoltare o interpretare che cosa il Signore ci dice. Aggiungo sempre che non è facile e che una delle pagine più consolanti del Vangelo è che quando la Madonna e San Giuseppe portano 12 anni Gesù bambino al Tempio, che era un po' come la loro cresima, no? Se voi andate a Gerusalemme al Muro del Pianto ci sono sempre dei ragazzetti di 12 anni a cui viene consegnato il rotolo della legge. Al ritorno i ragazzi potevano andare col padre o con la madre e la Madonna pensa, certamente lo San Giuseppe. E San Giuseppe dice, ma devoto com'è della Madonna, vedrai che è andata con lei. E poi arrivano a Ramallah, no? La sera. Se voi andate alla chiesa di Ramallah è dedicata alla Sacra Famiglia. A Ramallah dice, ma non era con te, no? Credevo che fosse con te, tornano a Gerusalemme, lo trovano nel Tempio, ma perché l'hai fatto? Ma non sapevate che dovevo essere nelle cose del Padre mio? E loro non capirono. Ah, dico, oh, che bello. Se non hanno capito loro, qualche volta posso non capire anch'io, eh? L'importante è continuare a cercare, ecco, io credo, allora il cristiano è quello che dice di sì a Dio che ti parla, ecco, e per me è una grossa discontinuità pastorale, anche se su un piano delle verità, ecco, tutto continua. Credo che anche il cardinale Mercaro, ecco, che era già su questo piano della conoscenza della Bibbia, credo che anche lui, allora, abbia fatto poi il passo del sentire l'importanza dell'essere tu per tu con Dio. Così come questo noi lo ritroviamo, perché quando si cominciò a parlare della parola di Dio era impostato sulle fonti della rivelazione, che sono la parola di Dio e la tradizione, cioè praticamente il magistero della Chiesa. Ricordo il nostro vecchio professore là a Roma, apriva i due cassetti, anche se quello della Bibbia lo apriva un po', e quell'altro lo apriva tutto, perché dice la Bibbia, sì. Ma e allora cominciamo a discutere, no, non va bene, bisogna cambiarlo, si votò. La maggioranza disse bisogna cambiare, ma al concilio per cambiare i documenti presentati ci volevano i due terzi. Mancavano pochi voti, ma non si arrivava ai due terzi. Si sarebbe dovuto discutere un documento che la maggioranza non voleva. E allora sono andato a Papa Giovanni. Papa Giovanni disse no, cioè, questa volta faccio il Papa io, lo rimando io. Facendo capire che era molto nelle mani dei vescovi. Ma intanto loro si affrontò quello sulla liturgia, che sembrava una cosa facile. Io, è vero, insomma, io ricordo quando si votava, noi eravamo attenti le singole frasi. E delle volte lo descrivo come fare una scalata in montagna. Se si fa una scalata difficile, non bisogna distrarsi, bisogna vedere dove metto il piede, ecco, qui metto il piede, ma attacco, sì, questo è solido, qui metto il piede. Quando si arriva in cima e si guarda e dice, ah, ma guarda dove sono arrivato. Ecco, credo che l'abbiamo scoperto in maggioranza dove.